Quante volte vostro figlio è distratto dal suo smartphone quando è con voi? Quante ore passa immerso tra TikTok o Instagram con la cervicale a 45 gradi e quello sguardo perso in un video stravagante che nessuno avrebbe mai visto se non avesse a disposizione questa finestra sull'assurdo che è diventato il cellulare? E quante volte avete tentato di comunicare con lui senza riuscirci, se non dopo un urlaccio, perché era intento ad azionare il pollice avanti e indietro per scorrere i pregevoli contenuti che il mondo riversa sulle varie piattaforme social? Se siete genitori di figli under 30, sono certo che questo vi capita più volte al giorno, notte compresa. Io sono tra quelli a cui succede e non riesco proprio ad abituarmi a questa nuova schiavitù cui sono inconsapevolmente soggetti i nostri ragazzi. È per questo che ho letteralmente esultato quando ho letto la notizia che i nostri colleghi di Bologna ci hanno inviato lunedì scorso e che riguarda il liceo Malpighi e, soprattutto, riguarda la sua coraggiosa preside, Elena Ugolini, la quale ha decretato che gli studenti e gli insegnanti dovranno consegnare d'ora in poi il loro telefonino prima di entrare in classe e potranno riaverlo soltanto alla fine delle lezioni. Una vera e propria eroina, almeno ai miei occhi, la prima, a quanto mi risulti, che ha osato sfidare la potentissima e subdola tirannia dei social. La mia ammirazione è poi cresciuta quando, il giorno dopo, abbiamo chiesto ai ragazzi come avessero reagito. Pensavamo di trovare la scuola occupata o magari un'assemblea permanente, e invece gli studenti ci hanno dichiarato di aver capito e hanno accettato questa scelta dopo un lungo confronto con la preside. I professori e le professoresse italiane sono quasi tutti dei combattenti che per uno stipendio ridicolo assolvono al loro compito con una dedizione encomiabile. Ma lei, Elena Ugolini, è di più. Speriamo che il prossimo ministro dell'istruzione segua il suo esempio e raccolga la sfida, a tempo, della castità digitale che ha lanciato e vinto. Anche noi, genitori, dovremmo seguire il suo esempio. Io ci proverò nel weekend discutendone con mio figlio. Naturalmente su WhatsApp.